Noi oggi abbiamo parlato di sé e dei vari e dei singoli aspetti che rischiano di snaturare un nuovo sé che era partito da una considerazione, ossia quella di dare maggior equità nella distribuzione delle prestazioni sociali agevolate, soprattutto laddove tali prestazioni erano collegate ad una condizione economica di partenza. Se questa condizione economica di partenza non teneva conto di tutta una serie di redditi che venivano elusi perché erano all'estero o altro, questo si comprende bene, portava ad una condizione economica più bassa e quindi ad un maggior favore in confronto proprio di quelle, nei favore di quelle persone che si sottraevano e sottraevano tale risorse dal calcolo ISEE. Viceversa, abbiamo detto, vi sono condizioni e specifiche situazioni, quali quelle della disabilità, che non possono certo essere paragonate al calcolo di fondi che per esempio erano all'estero. Purtroppo la norma che ha previsto a suo tempo la istituzione di un nuovo ISEE, ossia l'articolo del cosiddetto decreto, l'articolo 5 del cosiddetto decreto Salva Italia del dicembre 2011, ha previsto anche che nel calcolo ISEE si tenga conto delle, per esempio, indennità di accompagnamento che viene erogata a tutte alle persone con disabilità che si trovano in una certa condizione di gravissima, di non autosufficienza. Non è proprio questo il termine, più che altro persone che non riescono a compiere gli atti quotidiani della vita. Ebbene, dicevamo, questo calcolo anche dell'indennità di accompagnamento, anche di altre prestazioni assistenziali che nel vecchio ISEE non rientrava, oggi ci rientra perché una norma di legge, l'articolo 5 del decreto Salva Italia, ha imposto che nel successivo decreto di attuazione, che è quello di cui oggi noi discutiamo e si discute in Parlamento, ha imposto il computo anche di tale indennità. Quindi il problema non nasce se tale indennità oggi noi la ritroviamo nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma il problema nasce nel fatto che la norma che ha stabilito il principio a cui doveva informarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha posto tale condizione di legge. Quindi la richiesta anche al Movimento 5 Stelle, ma credo che sia una richiesta che vada posta in essere verso tutto il Parlamento, è quella di rivedere il provvedimento non già a valle, nella parte in cui nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri calcola all'interno dell'ISEE, quindi della condizione economica della persona che voglia prendere parte di una prestazione sociale dell'indennità di accompagnamento o di altre prestazioni assistenziali, vedi pensioni di invalidità e così via. Bensì della norma a monte che ha previsto questo, perché il DPCM non può far altro che andare nel solco di una norma che purtroppo, ahimè, in quel dicembre concitato del 2011, nel passaggio dei vari governi e così via, passò in quella maniera. Ebbene, l'indennità di accompagnamento, come altre prestazioni assistenziali, non sono certo paragonabili come per esempio redditi trasferiti all'estero o grandi patrimoni bancari che le persone detengono e sicuramente quindi non possono essere poste sullo stesso piano e fare reddito, così come purtroppo oggi il decreto Salva Italia, ripeto, la norma a monte ci impone. L'impegno è appunto quello, è la richiesta di impegno di modificare l'articolo 5 del Salva Italia.